All'indomani del devastante incidente stradale a Bologna, e con accento grave, stato riaperto con uno scambio di carreggiata e raccordo DOVE, ieri è parzialmente crollato un ponte autostradale. La PROCURA ha deciso di non fare sequestri, proprio per consentire il ripristino della circolazione. Secondo il procuratore Amato, potrebbe esserci stato forse un momento di distrazione o un colpo di sonno, ma è presto per dirlo con certezza. È stata identificata intanto l'unica vittima, la UTISTA dell'autocisterna da molti anni guidava mezzi che TRASPORTANO, materiale infiammabile. È di 145 feriti il bilancio DEFINITIVO dell'incidente, 4 sono gravi ma non in pericolo. In merito all'intervento di ricostruzione, Autostrade per l'Italia sta verificando presso i principali produttori nazionali ed europei la disponibilità in pronta consegna di 12 travi con interasse appoggi di 24 e 65 metri e con altezza di 1,10 m. Tale eventuale disponibilità consentirebbe di ridurre in modo significativo i tempi della ricostruzione, altrimenti stimabili in non meno di 5 mesi. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nell'informativa in Senato sull'incidente di Bologna. Per evitare altri incidenti come quello di Bologna bisogna alleggerire il traffico merci su gomma e dotare i TIR di tecnologie per ridurre al minimo il rischio di errore umano. Toninelli annuncia di voler incentivare l'installazione sui mezzi che trasportano merci pericolose, che superano le 35.000 unità secondo i dati in nostro possesso, di presidi di guida assistita come dispositivi anticollisione, frenata automatica, controllo predittivo della velocità, per evitare che rischino ogni momento di trasformarsi in ordigni ambulanti. Visita del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte all'ospedale Bufalini di Cesena, dove ha incontrato due delle persone rimaste ustionate nell'esplosione avvenuta ieri a Bologna in seguito all'incendio di un'autocisterna sul raccordo tra la A1 e la A14 a Borgo Panigale. Il Presidente del Consiglio si è intrattenuto un quarto d'ora all'interno del reparto grandi ustionati della struttura romagnola dove da ieri sono ricoverati un poliziotto 31enne originario della provincia di Lecce, e un giovane bulgaro di 17 anni rimasti coinvolti nell'esplosione. Le condizioni dei due ricoverati sono stabili, entrambi non sono in pericolo di vita nonostante le ustioni di secondo grado siano considerate profonde. Il premier, uscito dal nosocomio senza rilasciare dichiarazioni, dopo la visita a Cesenate si recherà a Bologna dove incontrerà all'ospedale maggiore altre persone rimaste vittime ferite nell'esplosione di ieri,